il gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'interno del tempio, quindi abbiamo finito tutto il mondo del sole. Quindi adesso Bogad Swamp. Credete che non abbiano avuto il tempo di cambiare il nome dall'inglese? O non la voglia magari? Non lo so. Una parola, Thunder Cougar Falcon Bird. Certo, come no. Bogad Swamp. Forza cavallo, forza! Oh no, è uno di quei livelli così. Io l'ho sempre odiato, fin dai tempi del primo Crash Bandicoot. I livelli dove... Oh, il mio povero Federico. Grazie, Zoidberg. Dove l'animale corre da solo e tu devi semplicemente muoverlo a destra e a sinistra. Li ho sempre odiati. Ce la faremo in 2 minuti a finirlo? Io non credo. Però oh, vedo delle linee... Mi prende anche per il culo. Ci sono delle linee sul timer. Forse vuol dire che sono dei checkpoint. Lo spero, guarda. Lo spero perché non credo di poterlo finire tutto in un minuto e mezzo. Guardalo come ti prende anche per il culo il gioco. Oh, congratulazioni, sei stato bravo. Hai preso un mordicchio, complimenti. Sono un vero genio. Però hai mancato tutti gli altri, complimenti. Bello questo gioco della PS2 che lagga. Sei stupido. Che lagga. Ah, che bello farsi insultare anche da Zoidberg. Ecco qua. Perfetto. Ok, dai, ce la possiamo fare, Zoidberg. Io voglio credere in te. Se la telecamera mi facesse vedere cosa c'è davanti. Ma come però ho fatto? Bella domanda. Oh, questa roba sta cotta. Ecco qua. Ma dai, ma non c'è spazio. Io metto a sinistra e non vai. Gira un automatico a destra lui. Che è scemo. Eccoci qua. Abbiamo superato una linea. Non innervosire il dottor Z. Ti rimangono 2. Perfetto. Ecco. È piccolo, ma potrebbe essere mio amico. Ma che poi? Perché stiamo raccogliendo anche i mordicchi noi? Come ci sono arrivati i mordicchi in trappola qua? Chi ce li ha messi? Di sicuro non mamma, visto che lei vuole arrivare a sto pianeta, ma non c'è ancora arrivata, no? O almeno credo. Non mi ricordo che cazzo vuole fare mamma. Ah, ecco. Ma tra l'altro, perché le ragnatele sono dei muri invalicabili? Una ragnatela si sorpassa passandoci una mano attraverso. Ma come va? Bella domanda. Ecco qua. Ti prego, fa che arrivo al prossimo checkpoint velocemente. Abbiamo ancora 1 minuto. E questo ha nitrito come un cavallo vero, però. Ecco, un attimo di concentrazione, Zoidberg. Sono un vero genio. Sì, 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 in questo momento sei tutto quello che vuoi essere nella vita, se però girassi a sinistra. Puoi essere tutto quello che vuoi, basta che non sbatti contro gli alberi, Zoidberg, per favore. Puoi essere veramente tutto quello che vuoi nella tua vita. Però non hai neanche il tempo di girare, Cristiano Ronaldo. Guardalo, salta. Salta, forza. Sì, ma non c'è veramente spazio. Non c'è veramente spazio per fare nulla, guarda. Ecco qua, dai che ce l'ha fatta. Dai che ce la fai. No! Avverrà a tutti! Testa di cazzo! Un folle d'un granchio! Oh, siamo all'ultima guarda, corsa mortale e abbiamo finito! Io il non destino so dell'intero universo dipende. Io non so con che concetto il gioco mi abbia dato il checkpoint. Forse ha avuto pietà di me, non lo so. Ma guarda, va bene uguale.
Oh, il mio povero Federico. Va benissimo uguale. Animaletto, ecco qua. Pranzo. Oh, non vedo, stupido. Non vedo. Cioè, i muri invisibili davanti alla faccia. Come dovrei fare a vedere? Animaletto, pranzo. Sti mordichi che tanto, voglio dire. Di sicuro l'abbiamo perso. Come ha fatto a sopravvivere il pesce? Il pesce, stavo dicendo, il cavallo. Come ha fatto a sopravvivere? Oh. Ma io posso rallentare o posso anche tipo velocizzarmi? Sai che non lo so. Tipo perché se rallentasse non sarebbe non sarebbe male virare a destra se tu rallentassi. Ecco qua. Dovevi saltare, dovevi saltare, Zoidberg. Sta parte qua sarà veramente odiosa. Però dai, almeno ho già capito come schivare questo pezzo, quindi... Salta, maledetto! Stupido granchio che non sei altro. Devi saltare. Allora, uno, due, tre. E adesso, per l'amor di Dio, salta. Oh. Ma come ho fatto? Te l'ho fatto fare io sto salto, come hai fatto. Oh! Allora, forse in 25 secondi, 24 ce la possiamo fare. Non ci credo neanche io in realtà, eh. Non ci credo, ma ci voglio sperare. No, Zoidberg. Salti nei momenti sbagliati. Niente, in 10 secondi non ce la faremo mai. Ma poi tutte ste trappole. Qua ho sbagliato io. Bene, rifacciamo questo percorso. Prendine uno per l'uomo, ragazzo. Ah, bene. Forza, cavallo, forza. Tutto da capo. Folle d'un granchio. Siamo all'ultima corsa mortale e abbiamo rieccoci finito. Qua. Il destino dell'intero universo dipende da... Il destino dell'universo può andarsi a fanculo. Se solo sto gioco saltasse. Muoviti, stupido. Dai. Io veramente, ragazzi, ci sto mettendo tutta la buona volontà che una persona può mettere in un videogioco. Ma quando il gioco almeno è fatto bene... Questo è veramente merda. Io non so veramente come sia stato possibile che abbiano creato un gioco del genere da un titolo come Futurama. Ma veramente. Bella domanda, Zoidberg. Non lo so come hai fatto, guarda. Non mi interessa neanche saperlo. Voglio finire solamente sto livello. Dio mio. No, 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 no. Manca un minuto, siamo a metà del percorso. Ce la puoi fare, Zoidberg, veramente. Per stavolta voglio credere in te. So benissimo che ce la puoi fare. Tu e quella specie di cavallo ci avete tutte le capacità per farcela. 50 secondi, siamo al metà del percorso. Voglio crederci. Non ci crederò più. Non ci voglio più credere. Non c'è un modo per saltarlo sto livello, veramente. I trucchi per PS2, qualcosa. Veramente. Mi va bene qualsiasi cosa per saltare sto Sono livello. Sono un vero genio. 30 secondi. Ma come ho fatto? Ce la possiamo fare. Rapida. Siamo alla fine, mi mancano 20 secondi e un cazzo di albero mi blocca la via. Benissimo. Non sto avendo un esaurimento io nervoso, dato da questo gioco di merda.
No. Sono pienamente sano. Eri arrivato alla cazzo. Ma verrà a tutti. Eri arrivato alla fine, Zoidberg. Serio, serio. Ti mancano pochissimi secondi. Oh. Zoidberg è sano e salvo. Il pubblico esulta. Zoidberg tira la leva. Il tunnel del tempo funziona. Fantastico, ora possiamo tornare indietro nel tempo e combattere Mam. Wow! Sì. E salvare il professore. Tutto, come volete. Tutto quello che vuoi, guarda. Addio, eroi! Non vi dimenticherò mai, chiunque voi siate. Devo dire, avessero fatto un film su una roba del genere, l'avrei visto allora, volentieri. Cosa devo fare, ragazzi? Andartene. Amici? Dove siete? Andartene, amici? Zoidberg. Amici! 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 Che tempo fa, Cormano, amici! Almeno questa è stata divertente. Sì, 5 minuti, il cazzo! È mezz'ora che sto registrando. L'evasione di Bender, guarda. Va bene tutto. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, mi avete seguito. Non vedo l'ora di finirlo sto gioco. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.